Ci sono delle sfide che attualmente il mondo ci pone. Parlavamo prima di sostenibilità ambientale, se noi pensiamo al petrolio, al picco del petrolio e alle sfide relative alle energie rinnovabili, Roma è una città in gran parte ancora basata, ma non solo Roma, forse anche un po' l'Italia, però in gran parte basata sul petrolio. Allora cosa ci insegna la resilienza? Ci insegna che dobbiamo iniziare a pensare cosa fare dopo e quindi andare in un'altra direzione. Allora, per esempio, cosa sta facendo Roma? Sta puntando, pensiamo alla mobilità, a parte il rilancio dell'azienda ATAC, l'azienda del trasporto, e come sapete noi stiamo cercando faticosamente e con tutte le nostre forze di mantenerla pubblica. Vogliamo chiaramente aumentare il trasporto pubblico, che come dice il sindaco Sala, di fatto consente poi di abbattere il numero di auto circolanti, no? È la prima vera risposta. Stiamo puntando molto sul car sharing, adesso introdurremo in maniera sempre maggiore il car sharing elettrico, il bike sharing, abbiamo aumentato il numero di queste biciclette circolanti, effettivamente vengono utilizzate, quindi ci sta che i cittadini piano piano si adattino. Dobbiamo puntare verso tecnologie e verso diciamo l'alta tecnologia, l'alta informatizzazione, cose che peraltro riescono talvolta anche a ridurre gli spostamenti, si pensi al telelavoro, allo smart working, quindi puntare su concetti che in qualche modo facciano sì che Roma possa arrivare preparata a combattere queste sfide e superarle. Per far questo la tecnologia ci aiuta tantissimo, la ricerca deve essere nostra alleata. Roma è la città delle università, è la città della ricerca. Il sindaco Sala parlava dei tanti studenti che entrano a Milano, ce ne sono altrettanti che entrano a Roma. Adesso insieme a Cassa Depositi e Prestiti stiamo lavorando anche sulla creazione di studentati, anche qui Roma diciamo parte un po' indietro, ma che non vuol dire che non si possa, no? Iniziare a correre anche sotto questo profilo. E le energie alternative, la nuova economia, la green economy, presenta un'area di studio e di ricerca sterminata che può dare nuovi posti di lavoro, nuova linfa, può attirare nuove aziende. Allora noi dobbiamo muoverci in quella direzione, credo che Roma possa e debba andare velocemente verso quel tipo di tecnologia, quel tipo di industria, quel tipo di lavoro per riprogrammare un po'.